Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la rubrica Pane e Rosmarino. Questa volta al centro delle nostre riflessioni ci sarà uno degli alimenti alla base del nostro paniere alimentare, il latte. Il motivo? Non le sue proprietà nutrizionali, seppure non mancano, ma le notizie delle ultime ore che paventano la possibilità che il latte fresco tenderà a scomparire dalle nostre tavole. Beh, proviamo a capire meglio cosa sta accadendo. Innanzitutto, la spesa delle famiglie italiane negli ultimi anni è cambiata molto, complice anche il lungo periodo pandemico. L'abitudine ad allungare i tempi della spesa resiste e ha acceso i riflettori su quei prodotti a più a lunga conservazione. Il latte pastorizzato con scadenza 10 giorni in effetti ha conquistato una fetta di mercato crescente e ha messo in discussione molte produzioni. Il lato positivo di una scelta di questo tipo riguarda soprattutto lo spreco alimentare che si ridurrebbe, limitando i costi delle aziende che perdono il prodotto scaduto direttamente nei banconi frigo dei supermercati. Ma ridurrebbe anche quello delle famiglie, le quali si ritrovano a buttare il latte non consumato. Al momento sembra che tra i due prodotti, il fresco e il pastorizzato, non vi siano grandi differenze organolettiche o nutrizionali, a tal punto da riportare il dibattito soltanto su questioni pratiche. Ma ci ripromettiamo di riparlarne, fare attenzione al parere dei nutrizionisti che si esprimeranno al riguardo. Ma restano aperte le questioni ambientali, sempre strettamente legate alle produzioni dell'agroalimentare. Il 2022 è risultata essere una delle annate più calde di tutti i tempi, portando la siccità a livello di allarme. È inutile sottolineare forse che la mancanza d'acqua mette in difficoltà anche il settore lattiero-caseario. Insomma, seppure gli argomenti mutano, il messaggio non cambia. È urgente modificare le cattive abitudini relative ai consumi. Abbiamo bisogno di essere più leggeri, non soltanto in termini di calorie ingerite. Dobbiamo sprecare meno, comprare meno, valorizzare di più ciò che già abbiamo e fare attenzione a quelle risorse non rinnovabili che sono fondamentali per la nostra esistenza. Serve un cambio di passo e anche l'emergenza latte ce lo dice a gran voce. Torneremo ancora a parlarne, nel frattempo vi aspetto ogni settimana qui su Radio MPA e tutti i giorni online su rosmarinonews.it, magazine dove potete trovare ricette, consigli di viaggio, idee sostenibili e approfondimenti su salute e alimentazione. Siamo su tutti i canali social, mentre trovate me su Instagram e Facebook, basterà cercare Antonella Petitti Food Trotter. Alla prossima!